carambola fra quattro auto alle porte di Sant'Agata sul Salterno questa mattina intorno alle 7. L'incidente è avvenuto all'incrocio fra via Canalazzo e la provinciale 253, la San Vitale che attraversa tutto il territorio della Bassa Romagna e da Lugo porta Massa Lombarda. Un'auto, una Fiat Panda con a bordo una giovane, è capottata restandosi su una fiancata in mezzo alla carreggiata. La strada è stata chiusa al traffico. La ricostruzione dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale della Romagna. Lo scontro ha coinvolto un Opel Mokka condotto da una donna, una Skoda Octavia con a bordo due persone e una Fiat Punto guidata da un uomo, oltre alla Fiat Panda della ragazza ricoverata dal personale del 118 all'ospedale Bufalini con il codice di massima gravità. Ferita anche l'automobilista dell'Opel Mokka, ricoverata a Ravenna, mentre le altre tre persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lugo per aiutare a liberare i feriti dalle vetture.